Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo episodio di Final Fantasy 6 o Final Fantasy 3, che dir si voglia. Siamo appunto al secondo episodio. Poco è successo in realtà nella prima puntata. E per riassumere, semplicemente abbiamo preso finalmente controllo di Terra. Questa piccola maga, strega, come l'ha chiamata Biz Wedge, i compianti, i poveri Biz Wedge spariti malamente nel primo episodio. Stiamo fuggendo dall'agente di Narsh, che è un filo incazzata, giustamente, perché appunto non sanno che Terra in realtà era sotto il controllo dell'impero, ma la credono responsabile delle sue azioni. Cosa che, come abbiamo visto, non è per niente, poveraccia. Combattimenti casuali. Che gioia. Io cercherò di affrontarli in maniera più veloce possibile, perché sono obiettivamente una delle cose più noiose, forse, dei RPG. Come vi dicevo, questa versione del gioco che sto giocando, lo trovate scritto anche nei commenti, comunque vi do qualche altra, ve lo racconto anche, è una versione della ROM craccata, in realtà, pecciata più che altro, sarebbe meglio dire, con qualche piccolo accorgimento. I più importanti sono sicuramente quello della possibilità di correre fin dall'inizio, come nella versione della PlayStation 1 e del Game Boy Advance. Vedete che possiamo già sprintare. Questo nella versione originale Super Nintendo non era fattibile. Poi, come potete aver visto dalla schermata principale all'inizio del gioco del primo episodio, il nome è stato cambiato di nuovo a Final Fantasy 6 e non Final Fantasy 3, come nella versione retail americana. È stato leggermente ritradotto, nel senso che la traduzione del 94 di Ted Woolsey, che è eccola, no, ce l'ho trovata, vediamo. Terra si fa un bel volo, cadendo di faccia praticamente. Ce la fa? Non ce la fa? No? Svenuta. E insomma, si è appena risvegliata e già sviene di nuovo. Un po' sfigata sta ragazzina. Ah, giusto, flashback. La mia piccola mano. Con la Slave Crown sei il mio potere. Questa è la prima volta che si vede Kefka, il cattivo del gioco, uno dei cattivi del gioco. Vediamo che le mette la corona e lei è soggiogata. La risata di Kefka. Stardo. E qui Terra, che è sotto il controllo di Kefka. Bene, brucia qualsiasi cosa. Impareremo a odiarlo a venire. Questo flashback è importantissimo. Invece guardate chi c'è qui. Questo è l'imperatore Gestal. Soldati dell'impero, ci troviamo di fronte all'inizio di una nuova era. Il potere perduto della magia è tornato in nostro potere. Il potere fa parte del nostro destino, è solo nostro. Riprenderci questa forza mistica e riprendere ciò che è nostro di diritto. E qui ogni riferimento a regimi totalitari del passato è puramente casuale, immagino.
conquisteremo il mondo con il nostro nuovo potere. Niente si parerà davanti a noi. E guardate bene chi c'è dietro all'imperatore Gestalt. Uno è Kefka, gli altri due sono due personaggi abbastanza importanti che ritroveremo più avanti. Comunque, da qui si nota chi erano i tre generali dell'impero. Urrà! Lunga vita all'imperatore Gestalt! Insomma, non è proprio rose e fiori questo flashback. Non lascia presagire nulla di buono. Ma Terra è comunque priva di sensi. Vi dicevo, no, qui facciamo la conoscenza di un altro dei protagonisti del gioco. Ce l'hai messo di tempo. Cos'è? Sei stato in giro a rubare e sgraffignare? Bellissimo. Un cacciatore di tesori ed esperto viaggiatore che cerca in giro per il mondo reliquie appartenenti al passato. E vabbè, il suo nome mitico Locke. Neanche il minimo dubbio su cosa per fare del suo nome. Preferisco il termine cacciatore di tesori. Come se ci sia differenza. Come? C'è una grossa differenza. Sì. Io adoro la pixel art animata in questo modo. Ad ogni modo, hai bisogno di qualcosa? Sì, ho conosciuto la ragazza. Non intendi forse dire... Le guardie della città la stanno inseguendo anche in questo preciso istante. Questa città ha la forza per opporsi all'impero, ma non ha intenzione di usarla. Comunque, non ho intenzione di unirmi ai Returners. Io non... In italiano, nella versione italiana, l'ho tradotto come la Resistenza, però i Returners è leggermente diverso come significa. Il movimento di resistenza clandestino. Ho cercato di spiegare agli altri che l'impero aveva schiavizzato quella povera ragazza, ma non mi vogliono ascoltare. Va bene. Credo che dovremmo aiutarla a uscire dalla città. Hai ragione. Portala al castello di Figaro e parla al re. In men che non si dica, Locke chiaramente conosce queste grotte come le sue tasche. Tac, è arrivato. E lo vedremo più volte, la sua indole davanti a una damsel in distress è quella di aiutare sempre e comunque. Poi le domande. L'abbiamo presa! Bella madonna, non mi ricordo qual fosse la posizione. Ah, sì, bellissima sta parte. Fantastico, è pieno di guardie. State dicendo che intendete aiutarmi? Ovviamente, Moogle o Mog, che dir si voglia. Cupo! Utilizzaci per salvare Terra dalle guardie. E delle altre informazioni? Io dico di no. So già come funziona la cosa. Praticamente adesso avremo alcuni diversi gruppi. Vedete, uno lo muovo con me. Così c'è Locke con Mowgli, Mogret e Mowgli. No, attenzione. Con questo tasto cambiamo, possiamo muovere altri gruppi. Qui c'è un piccolo gioco di strategia, mini gioco di strategia. Quando le guardie si
incontreranno con i personaggi che abbiamo posizionato, scatta il combattimento. Come vedete, Locke, anche se contro sua missione, cioè per sua stessa missione, non è un ladro, però ha questo comando che ruba, che lascia abbastanza pochi dubbi. In realtà molti sono i personaggi di Final Fantasy buoni spesso con il comando ruba. Diciamo che ladro è la classe, non è l'accezione, ovviamente con i molti giochi di ruolo. Qui ci sono Mog, Molulu, Mogan e Mogwen. Ah, giusto. I Mog, come colpi segreti, hanno le danze Mog. Scusate, devo spostare anche il terzo gruppo. Ancora loro. È piuttosto facile questa parte, in realtà, camuffata da complicazione, ma non c'è niente di problematico davvero. Una magia da parte di uno dei nostri mostri. È vero, tra l'altro. Mogsy, Mog, Mug, Mug, Cosmog hanno ognuno un'arma diversa. Tutti, no, anche questo. E poi c'è il mini boss. E vi stavo dicendo, la traduzione di questa versione prende spunto sì dall'originale di Ted Woodley del 94, ma ha aggiornato alcune cose, tipo i nomi dei mostri sono stati ripristinate le versioni alla versione giapponese, quindi originale. I nomi delle magie sono stati, diciamo, aggiornati per essere più in linea con come sono conosciute adesso nella modernità, diciamo, appunto, gli incantesimi di Final Fantasy. Hanno ripristinato, come vedete, le classi, Adventurer, Terra, una Sorceress e via dicendo. E qui c'è il capo delle guardie è venuto. Qui ci hanno affrontati. Grandissimo. Mazza chiodata, lancia. Vorrei vedere se riesco a rubargli qualcosa prima di... è bloccato Locke, maledizione. Vabbè. Ah, io, un altro colpo così. Locke, oggi... un modo. Ok. Ottimo, già una bella arma. Bella. Un'arma più che sufficiente per equipaggiare al nostro raduncolo. Ok, abbiamo sconfitto le guardie, che in realtà non sono cattive sul serio, sono solo vittime delle circostanze. Grazie Mugo, vi siamo debitori. E lui tira su terra e abbraccia, si fa una bella corsetta, tenere in braccio
tac, la droppa al pavimento, sul pavimento. Credo che questo interruttore dovrebbe... Pronto? Oh, passaggio segreto. Sei tornato in te? Tu mi hai salvato? Risparmi i ringraziamenti per i Moogle. Non riesco a ricordare nulla, sia del passato che del presente. È come se la mia mente fosse intrappolata nella nebbia. Soffri di amnesia? Un uomo mi ha detto che probabilmente la memoria mi tornerà a un certo punto. Prenditi il tuo tempo. Sei sicuro con me? Ti do la mia parola. Prometto di non lasciarti sola finché non ti torna la memoria. A proposito, questa entrata segreta potrebbe tornarci utile qualche giorno. Non te ne dimenticare. Gli occhioni. Ok, e adesso il passaggio si richiude e Locke riesce a fuggire con... siamo tornati alla posizione di Locke all'ingresso e usciamo, e qui si dipana la mappa del mondo. Quindi abbiamo tutti i punti feriti, tutto quanto. Direi che possiamo salvare la nostra partita con Locke in testa e... sì. Mi sono dimenticato di peggiare il pugnale. Sì, il pugnale di Nitro da poco male, così con i primi combattimenti sono piuttosto facili. Locke ha solo un pugnale nella mano. Perché no? Nella destra. E non posso mettergli qualcos'altro nell'altra mano. Lei però giustamente anche lei ce l'ha già. Ok, peccato. Ero convinto di poterlo fare. Ma evidentemente mi sbagliavo, perché c'è bisogno di un relic probabilmente. I relic sono una cosa, un tipo di equipaggiamento speciale. Vedete che qui c'è questo menu. Ogni personaggio ha la possibilità di equipaggiare fino a due di questi oggetti, ognuno con delle caratteristiche speciali, e alcuni sono veramente difficilissimi da reperire in giro per il gioco. Alcuni sono segreti, nascosti, cose simili, perché in combo possono funzionare molto bene, soprattutto dipendentemente dal personaggio al quale l'equipaggiato. Ce ne sono alcuni che potenziano la magia, alcuni che potenziano, permettono di fare più attacchi magici alla volta, altri di equipaggiare più armi, di fare più attacchi. E insomma, diciamo che il Relic System di Final Fantasy VI era un ottimo sistema, perché era sia personalizzabile che anche fedele, diciamo, ai sistemi di classe di Final Fantasy, al Job System famoso, che qui invece è un po' in teoria bloccato, nel senso ognuno ha la sua classe, appunto. Ma grazie ai relic e alla possibilità di far imparare tutte le magie a tutti quanti, e vedremo come, c'è un ottimo equilibrio. È tutto molto equilibrato e ci sono tante possibilità diverse per gestire i personaggi, magari che si preferiscono, in maniera un po', insomma, personale e diversa. E siamo arrivati al castello di Figaro. Alt! Siete voi. Prego. Vi faremo la conoscenza. Un altro bel personaggio. Questo è un castello, come vedete,
dove c'è la tecnologia, diciamo, un po' più avanzata, ma ci sono anche armature medievaleggianti. Questo è un castello classico come struttura, ed ecco qui il re dal quale dovevamo andare a parlare stando al nostro contatto a Narf. Intendi dire che questa donna è... Ma quindi gli ha già spiegato tutto. Chi credete che io sia? No, le mie scuse. Sono stato davvero scortese a dare le mie spalle a una signora. Il giovane re del castello di Sicro, alleato dell'impero, e grande progettista di marchingegno. Edgar, il nome non si tocca, anche perché anche in originale era così. Sono Edgar, re di Figaro. Si sorprende sapere che qualcuno come me conoscesse un re. Qui se la raccontano un po'. Beh, torno a parlare con voi più tardi. E lascia terra con il re. Quindi, tu sei un soldato imperiale, giusto? Nessun problema. Figaro e l'impero sono alleati. Per favore, fai con comodo, rilassati finché sei qui. Non è nelle mie abitudini arrecare danno a una signora. Perché di preciso siete così gentile con me? Forse per a causa delle mie abilità? Ovviamente ormai Terra è un po'... è sospettosa, sa che è ricercata visto che è detentrice della magia. Ti darò tre ragioni. Prima di tutto, la tua bellezza mi ha stregato. Secondo, sto morendo dalla voglia di sapere se sono il tuo tipo. E credo che le tue abilità non siano altro che si meritino solo un terzo posto. Marpione. Che cosa intendete comunque? Credo che le mie tecniche vi stiano un po' arrugginendo. Credo che una ragazza normale l'avrebbe trovato attraente, ma non credo di potermi definire normale. E qui siamo liberi di vagare per il castello di Figaro nei panni di Terra. Infatti, ce lo dicono anche le guardie. Possiamo bellamente farci cacchi del re ed esplorare questo castello. Vediamo cosa si dicono. Ho sentito dire che l'impero ha riportato in vita il potere della magia. Gestal si è impadronito del potere della magia. Chi lo potrà mai fermare adesso? Dico io chi. Una coda di fenice. E qui siamo quasi sul tetto del palazzo. Giustamente si scende di là. Qui in realtà non si capisce molto bene, ma ci sono... No, non c'è un palazzo. Scusa. Ecco, quindi ci fossero delle scale, mi ricordo male, forse era un altro castello. Oh, come posso aiutare? Un negoziante, noi abbiamo 5707 gil. Direi che le pozioni ce le compriamo. Una ventina, che non si sa mai. Etere, costano un sacco. Questi sono gli oggetti che ripristinano punti magici, per chi non lo sapesse. Antidoti,
Allora, in ordine, ripristinano punti ferita, punti magici, curano dall'avvelenamento, questi fanno spietrificare, questi rimuovono il mutismo, cioè l'impossibilità di lanciare incantesimi, questi riportano in vita e direi che ne abbiamo due, ne compriamo due. La sleeping bag e la tent sono due oggetti simili. La sleeping bag è sacco a pelo, che permette di riposare e ripristinare tutti i punti verità, tutti i punti magici e gli bad status solo a una persona e solo nei save point e nella mappa. La tenda invece lo fa per tutti, se ne abbiamo zero, ne prendiamo una, due sleeping bag le abbiamo, direi che per ora siamo a posto. Qui gli rubiamo uno spillone. Qui c'è un altro mercante, questo vende questi belli oggetti. Questi belli oggetti sono da comprare tutti. Vedete? Dice utilizzabile con Tools. Tools è il comando unico che ha Edgar durante i combattimenti. Praticamente lui, in base a quanti di questi oggetti tool particolari troveremo nel gioco, potrà fare attacchi diversi durante i combattimenti. Allora, qua. Di qua si esce. Ma ci sono le segrete. Ma sì, anzi no, facciamo che prima parliamo con un po' di gente. Nonostante Edgar si perda in attenzioni per le donne, la maggior parte di esse sono troppo intelligenti per dargli minima attenzione. Povero Edgar. Non fa altro che interrompere l'alta sacerdotessa durante gli importanti sermoni per far colpo su di lei. Ovviamente te ne ha parlato, vero? Direi che no. E non ne sono al sicuro nemmeno le sacerdotesse con Edgar. Però un uomo di classe, alla fine vorrei. Questa è figa, il castello del deserto. E qui niente di nuovo. La libreria del castello. Biblioteca. Tanto tempo fa una forza chiamata magia. Esisteva una forza chiamata magia. La gente che utilizzava la magia era chiamata guerrieri magici. Tutti i sapienti del mondo stanno facendo ricerche sulla magia. Che spreco di tempo. Perché tu non sai chi sono io e non sa chi sono io. Di qua non ci avventuriamo più di tanto. Questa è figa del castello del deserto. Perché no, di là si fa. In quest'ala. Il castello, un letto. Le armi e gli oggetti prodotti qui vengono mandati a Figaro del Sud, a South Figaro, che è una città più a sud di qui, ovviamente, e ve la vedremo chiaramente prima o poi. Allora torniamo indietro a questo punto, andrei giù di qua e andiamo a vedere.
sì, anche lì c'è l'altra ala, esatto. E questa è la sacerdotessa. Edgar ha un fratello gemello. Era un ragazzo così, così carino. Sempre a pensare della sua, alla sua famiglia. E basta? Ah no, ecco. Ah, perfetto. Eccoli qua. Edgar. Questo in teoria è un flashback. Fratello, cos'ha nostro padre? Cos'è tutto questo parlare della sua successione? Sei cieco? Guarda che magro che si è fatto. Cosa intendi? Fratello! Ma stai piangendo? Il fratello gemello di Edgar, che ha scambiato il trono per la propria libertà. Allora, per lo stesso motivo per cui Terra l'abbiamo lasciata con il nome americano, lascerò il suo nome, lascerò questo nome, Sabin, anche se so che la versione giapponese era diversa. Ah sì, il suo nome è Sabin. Sì, assomigliava così tanto a suo padre. Quando è scappato era solo un bambino. Sarei davvero curiosa di sapere com'è adesso. Sua Altezza ha detto che mi sposerà quando sarò più vecchio, più grande. L'impero ha distrutto le 3 città del continente meridionale. È solo una questione di tempo finché non arrivano, prima che arrivino qui. Ma questo impero si sta facendo male, eh? Vediamo se la sacerdotessa ha altro da dirci. Edgar ci ha provato ancora? Ci prova praticamente con tutto ciò che si muove. Basta che respiri, come diremmo noi, no? Però è un bravo ragazzo. Allora. Ci facciamo una visitina alle figlie. Oltre a questo punto c'è la stanza del motore del castello di Figaro. Siamo pronti a partire in qualsiasi momento. E lo so, mi starete chiedendo cosa significa, adesso lo vedrete. È pericoloso! Quindi anche lì sotto non si può ancora andare. Le prigioni. Questi ladri hanno terrorizzato il regno. Stai lontano da loro. In realtà si può parlare. Ehi, fateci uscire! Pretendo di vedere il re. Come osa trattenerci in questo lurido buco? Su, qui c'è anche un nuovo lupo. Tranquilli, stanno. They're blowing, just blowing up steam. Stanno solo sbollendo, devono solo sbollire. Ma ve lo dico, non ha nessunissimo senso trattenerci qua. Siamo solo. Small potatoes, siamo solo. Moscerini, se paragonati alla vera minaccia che c'è da fuori. E Redgar lo sa. Si avvicina anche lui. Sono lupo solitario, il ladro, il borseggiatore.
abbiamo visto tutto il castello, direi. Quindi, prima di proseguire, io vi saluto. Facciamo riposare terra e ci vediamo con il prossimo episodio.